Volevo innanzitutto ringraziare Andrea Fantozzi per la disponibilità, ringraziarla a nome mio, a nome del direttivo del terziario per la partecipazione a questo evento. Questo è il primo evento di un ciclo che appunto si propone, come diceva precedentemente Rita Garlassi, di narrare sostanzialmente l'esperienza diretta di imprenditori che hanno affrontato un processo in un qualche modo destinato all'aggregazione per aumentare la competitività e trovare nuovi sviluppi di crescita delle proprie imprese. Questo è stato sostanzialmente il filo conduttore che ha portato il nostro gruppo a sviluppare questo ciclo di incontri, quindi ringrazio innanzitutto Andrea per la disponibilità. Oggi parliamo sostanzialmente come primo incontro di un'operazione di joint venture commerciale tra MOS, appunto, di cui Andrea Fantozzi è CEO, e OMSO, altra storica realtà del territorio reggiano. Operazione che sostanzialmente aveva come obiettivo quello del rafforzamento della presenza sui mercati internazionali attraverso una joint venture commerciale. Allora, Andrea, benvenuto, grazie di essere qui con noi oggi pomeriggio. Iniziamo con una breve introduzione. Potresti introdurre intanto la tua società, te e la tua società, e quali sono stati sostanzialmente i presupposti di base per l'idea di questa joint venture? Sì, innanzitutto ti ringrazio per l'invito. È un piacere poter condividere Non ti l'esperienza. sentiamo, Andrea. Pronto? Mi senti? Mi sente adesso? Qualcuno dice di sì? No, io continuo a non sentire. Io sento Andrea Fantozzi chiaramente, sì. Credo sia un Anche po' io problema, sento, Marco, a sì. questo punto. Sì, anche io. Ok. Un attimo solo. Attivo il mio. Vai pure, Andrea. Senti adesso Marco? Sì, adesso ti Ciao, sentiamo. È che perfetto. siamo in tre in una stanza ed è sempre un po' delicato trovare l'equilibrio per evitare Nessun problema. No, risonanze. stavo dicendo, Grazie. intanto vi stavo ringraziando per l'opportunità, l'invito che mi avete rivolto per poter condividere con voi un po' l'esperienza mia di MOS e nonché di OMSO. Tra l'altro ho visto che ci sta ascoltando anche il mio amico Alfredo Campioli, titolare di OMSO, per cui devo stare attento a quello che dico. No, allora, venendo alla tua domanda, mi presento, Andrea Fantozzi, sono titolare insieme a mia sorella Daniela di MOS, che è un'azienda che va per i 55 anni, e a Reggio, quindi siamo ubicati a Reggio, sulla via Emilia per Modena. Costruiamo, sono nel mondo metalmeccanico. Completamente, mi trovo in un campo diverso dal solito, il terziario non è il mio. Siamo metalmeccanici, costruiamo entrambi, siamo MOS e OMSO, macchine da stampa. Macchine da stampa per contenitori, oggetti prevalentemente di plastica, per darvi un esempio, i tubetti del gel, della crema, i tappini dell'acqua minerale Coca-Cola, piuttosto che capsule per vino e via dicendo. Siamo entrambe due realtà storiche, OMSO di più, perché è più vecchia di noi, di una quindicina d'anni, e siamo entrambe due società votate all'esportazione, perché entrambe penso che siamo oltre l'80% del prodotto va all'estero. Siamo due realtà completamente diverse dal punto di vista di numeri, di dimensione, siamo un'azienda di 35-36 persone, OMSO credo che oggi sia vicino ai 100, alle 100 unità. Quindi questo per darvi un attimino l'idea dei due
player, di chi sono e come sono strutturati. Ecco, questo intanto per rispondere. Se ho risposto correttamente, esaustivamente alla tua domanda, Marco. Assolutamente sì, quindi grazie per la panoramica dei due soggetti che hanno appunto portato avanti questa operazione. Ecco, com'è nata questa idea dell'aggregazione sostanzialmente e quali erano, diciamo, i presupposti sulla carta che vi hanno portato poi a svilupparla? Il discorso è legato a quello che dicevo prima, siamo due aziende votate all'esportazione. Però viviamo in un mercato di nicchia molto piccolo e di conseguenza è necessario sfruttare al massimo quelli che sono i canali di penetrazione commerciale. Quali sono questi canali? I classici, cioè una rete commerciale interna e una rete commerciale esterna, cioè agenti. I veicoli che si utilizzano per migliorare la propria penetrazione, la propria i farsi conoscere di più all'estero sono quelli tradizionali, quindi a parte il discorso degli agenti, partecipazione a fiere, missioni commerciali. Ora, il mondo, essendo cambiato tanto negli anni, la percezione che si ha oggi, e parlo sempre nel nostro settore comunque, che può avere delle diversità rispetto ad altri, fa sì che la partecipazione a fiere, seppur importanti, sta diventando ora un po' meno a causa del Covid, e sicuramente questo farà cambiare anche alcuni orizzonti futuri. Comunque faceva sempre lavorare le aziende in un modo classico, quindi faccio la fiera, porto la macchina, se non la porto, porto i campioni, porto i cataloghi, mando una persona, ci va la gente. E così vi dicendo, quindi un modo molto standardizzato, quasi anacronistico negli anni 2000, di farsi vedere al di fuori dei propri confini, per essere, diciamo, vicini ai clienti. Quello che abbiamo analizzato io con Alfredo Campioli è che negli anni la concorrenza di Mosco Nonso, siamo stati concorrenti acerrimi per decenni, perché insomma venivamo da radici comuni, e poi via via man mano si è un attimino diluita, perché è il mercato che ti porta a essere più propositivo, più performante in alcuni settori piuttosto che su altri. Un tempo più o meno eravamo tutti dei tuttologhi, quindi facevamo un po' di tutto, poi man mano il mercato ti premia per quello che sai far meglio. Quindi siamo arrivati a una serena definizione: io faccio questo e l'altro detto io faccio quest'altro. Abbiamo visto che le aree di sovrapposizione che c'erano quando abbiamo fatto questa analisi, sto parlando 2013-2014, alla fin fine, depurati di casomai anche qualche stereotipo legato a situazioni pregresse, si è visto che effettivamente le aree di sovrapposizione non erano tante. Allora, partendo da questo presupposto, abbiamo detto: ma perché allora non ci aiutiamo a vicenda in quei settori dove tu non ci sei e io ci sono e viceversa? Questo è stato il presupposto, parlando proprio, cercando di utilizzare parole più semplici, per farvi capire proprio dove siamo partiti. Ok, molto, molto chiaro, direi, anche molto interessante. Poi diciamo, l'execution di questo progetto è passato, diciamo, immagino, da svariati incontri, confronti, investimenti eventualmente anche mirati, specifici per portare avanti questa cosa, o semplicemente una cosa a tavolino, diciamo, con un accordo, con un agreement, con una definizione? Allora, arrivare alla definizione del contratto, perché poi tutto è sfociato in un contratto di rete, non è stato una cosa velocissima, perché abbiamo dovuto analizzare bene tutto quello che faceva uno e faceva l'altro. Lì devo dire che il supporto di un'industria è, devo dire, in maniera preponderante di
di Davide Lezzecchi, che ho visto prima collegato, è stato fondamentale, perché è stato un po' lui il catalizzatore di tutto, il coordinatore dei nostri incontri. E grazie a lui abbiamo messo proprio pian pianino, nero su bianco, quelle che potevano essere i nostri desiderata. Va però detto una cosa, cioè fare una rete, o pensare di fare una rete con non tanto con un'altra azienda, quanto con un concorrente, è un qualcosa che è poco, poco comune. Ci vuole un attimino, bisogna scrollarsi di dosso alcune paure o alcune situazioni vecchie, magari qualche rancore, non personale, perché però alla fine sono due società diverse, è come quando si parla di due tifoserie diverse. Quindi, le tue tifoserie non sono tanto i due titolari, quanto sono i dipendenti, i collaboratori delle stesse. Cioè arrivare a creare questa una rete impresa che, devo dire, lucidamente abbiamo concordato e abbiamo delineato, mettendo nero su bianco un contratto ben articolato, devo dire che non automaticamente si sposa con le volontà di coloro che lavorano all'interno delle società. Coloro che lavorano nell'interno, che lavorano al di fuori, forse più quelli che lavorano al di fuori delle società, ovvero gli agenti vari, perché entrano in gioco delle dinamiche che vanno al di là della volontà delle due società di creare una situazione di collaborazione. E il fatto che gli agenti sono coloro che per vendere dicono peste corna dell'altro, e quindi fa parte del gioco. Di conseguenza, in più di un'occasione mi sono trovato di fronte a persone che mi hanno detto: sì, è bello, però io fino a ieri di voi dicevo cose irripetibili, quindi adesso come faccio? Con coraggio vado dal cliente, anche a parlarvi di voi per altri prodotti che non avevo mai trattato con OMS prima, però mi trovo un po' mal partito. Quindi questo è qualcosa che effettivamente non avevamo messo in preventivo in maniera così eclatante. Cioè, avevamo preventivato, però effettivamente trovarsi di fronte a qualcuno che ha detto no, sì, grazie, ma preferisco di no, ecco, non l'avevamo considerato. E comunque, detto questo, quindi detto dell'importanza di fare delle auto, anche delle autocritiche proprio e manifestare che alcune cose uno lo fa meglio dell'altro, perché poi infine, se si vuole collaborare, bisogna anche essere lucidi in queste analisi. Tornando anche alla tua domanda, ci siamo appoggiati a un'industria, quindi Davide è stato colui che ci ha guidato per mano fino alla realizzazione del contratto davanti al notario. Beh, guarda, hai anche anticipato una mia successiva domanda, quindi, come dire, probabilmente il ragionamento che stiamo portando avanti, l'esperienza che stai raccontando passa appunto anche da queste domande un po' cardine. Cioè, la domanda era infatti se avete avuto un supporto diretto da associazioni o altri enti. Visto che il dottor Bezzecchi, tra l'altro, partecipa, eventualmente sarebbe assolutamente apprezzato, magari, non so, se ha voglia di dire due parole, anche avendo vissuto lato, come dire, consulenziale dell'organizzazione di questa operazione, se ha voglia di aggiungere qualcosa eventualmente anche sull'unicità dell'operazione in sé, che, come diceva Andrea, appunto non è sicuramente, non se le vedono tutti i giorni di due aziende concorrenti che riescono appunto a mettere un attimo alle spalle qualche ruggine competitiva, se vogliamo, qualche sovrapposizione per trovare questa miscela. Insomma, se Davide vuole magari intervenire.
Sì, molto volentieri, saluto tutti, ringrazio tutti per l'invito, saluto Andrea, Marco e tutti i vicepresidenti, piacere di rivedervi. Sì, è stata però una bellissima esperienza, io ho la fortuna di occuparmi dello sportello Reti d'Impresa, che è un'industria promosso già ormai diversi anni fa. Tra l'altro la vicepresidente, che in questo caso è la sorella di Andrea, la vicepresidente Daniela Fantozzi, con delega alle PMI e alle reti d'impresa, e anche vista questa esperienza reggiana e la sua anche in prima persona insieme con il fratello, è stata poi nominata anche vicepresidente di Reti Impresa, l'agenzia nazionale di Confindustria per sostenere la creazione di reti di imprese. Quindi tra l'altro vi porta anche il suo saluto per il tramite della mia persona. Effettivamente è stata una bellissima esperienza, proprio perché di solito si mettono insieme realtà che non sono complementari e trovano nel mettersi insieme un valore aggiunto, mentre in questo caso avevamo due realtà che dovevano conoscersi, dovevano parlarsi, però tra l'inizio e la fine c'è stato questo rapporto, questa analisi basata sui dati, e mi ricordo benissimo, abbiamo analizzato paese per paese, prodotto per prodotto, e alla fine il contratto di rete, che è poi diciamo messo a disposizione dallo sportello Reti d'Impresa attraverso anche una professionista molto quotata che è nostra consulente, l'avvocato Breda Riol, che ha seguito tutto l'iter legislativo delle reti introdotto nel 2009 in Italia. Oggi sono più di 6.000, pensate, più di 30.000 le imprese italiane che hanno sottoscritto contratti di rete, e quindi dicevo, con il suo supporto noi riusciamo ad affiancare le imprese che vogliono provare a collaborare in questa formula, che è flessibile, che è molto anche light, perché la forma contrattuale che generalmente noi suggeriamo è quella che non fa nascere un nuovo soggetto giuridico, quindi non toglie una soggettività giuridica alle singole imprese. Questo è un pregio, molta flessibilità, molta semplicità, azzera i costi. Poi è vero che d'altra parte anche diciamo rende più difficile, diciamo così, sostenere dei costi congiunti e emettere delle fatture, perché non c'è una partita IVA comune. Però è estremamente semplice, e in questo caso, ripeto, dall'inizio alla fine gli imprenditori si sono parlati e sono riusciti a capire che la realtà era la concorrenza degli altri paesi, che si erano già tutti uniti, comprati e messi insieme, quindi la competizione internazionale faceva sì che dovevano, per ottimizzare anche i costi, io penso che si possa spingere in questa direzione, perché pensate appunto da Reggio Emilia competere in tutti i paesi, 100 paesi del mondo, e quindi da questo punto di vista le sinergie sono davvero potenzialmente tante. Poi non è facile, ed ecco perché uno dei requisiti fondamentali è la volontà di parlarsi e di mettersi insieme e di uscire e di condividere anche. Ecco, questo è un requisito fondamentale per un imprenditore che vuole provare a mettersi in rete. Poi i vantaggi, io penso, siano largamente superiori diciamo agli svantaggi. Ecco, poi ci sono tanti motivi per cui si fa rete. Si può integrare un'altra rete che mi piace citare, che forse conoscerete, è la rete Precisionet, è una rete della subfornitura meccanica, quindi lavorazioni, piccole aziende, a guida presidente è Annalisa Corghi, titolare di Rettifiche Corghi di Novellara. Sono 7 aziende, tra l'altro quasi praticamente tutte associate tranne una di Parma. Queste erano aziende che non andavano mai in fiera, neanche in fiera in Emilia Romagna, e insieme sono nate amicizie, è nato un brand, è nato un catalogo di industrial supplier di precisione, di meccanica di precisione, che è andata a Hannover Messe o ad Agritecnica, trovando dei clienti molto importanti che sono stati serviti poi insieme da questi. E quindi che sia difficile, senz'altro lo è, mettersi insieme, ma che possa essere fatto
questo, i casi concreti che abbiamo visto oggi e che potrei citarvene altri, ma ho già parlato anche troppo, ci sono e stanno a dimostrare che è possibile farlo e i vantaggi sono superiori di gran lunga agli svantaggi. Beh, grazie Davide intanto anche per la pubblicità involontaria e posso garantire che non è organizzato perché Annalisa Corghi sarà il prossimo ospite della puntata numero 2 di questo diciamo ciclo di incontri del 22 aprile che appunto verrà a parlarci della sua esperienza nella realizzazione della rete Precisionet. Posso garantire che non è stato studiato, è stata assolutamente involontaria. No, vabbè, ottimo, molto bene. Niente, allora, tornando adesso, avevo qualche domanda appunto ancora per Andrea, per cercare nei limiti del possibile, perché diciamo Andrea è stato anche molto molto disponibile a venire a parlare di un'esperienza diretta, chiaramente... ci sono cose un po' più delicate da affrontare, magari che possono essere dette, non dette, ecco, senza entrare nei minimi dettagli. E poi ovviamente anche il signor Campioli che partecipa all'incontro, dato che è l'altra, come dire, l'altra metà dei protagonisti, rappresenta l'altra metà dei protagonisti, se vorrà intervenire per dare una sua impressione sull'esperienza, assolutamente ben gradito. Volevo chiedere a Andrea sostanzialmente sulla carta, quantomeno, quindi da business plan sostanzialmente, quali dovevano essere sostanzialmente i principali benefici dell'operazione, senza entrare ovviamente su dei numeri particolari, ma a grandi linee, in base ai loro progetti, quali sarebbero dovuti essere gli sviluppi di positività per entrambe le aziende? Non avevamo un business plan molto strutturato, anche perché essendo una rete di questo tipo, un po' anomala, sapevamo, ci eravamo dati un anno, due anni di assestamento intanto, perché bisognava parlare con gli agenti, bisognava farsi vedere, insieme su certi eventi, in certe fiere. Devo dire che all'inizio qualcuno non capiva, ma cosa fate voi due qua? Dopo il primo paio d'anni abbiamo capito che c'era la possibilità di fare qualcosa. Cosa vuol dire fare qualcosa? Fondamentalmente vendere impianti, cioè eravamo lì per quello. Quindi cercare di entrare in mercati che avevamo definito sulla carta insieme a Davide, alcuni mercati dove l'uno si sentiva meno coperto dell'altro, vuoi per mancanza di una rete, di un agente in loco, vuoi per storicità sua, non erano mercati che aveva mai frequentato con una certa costanza. E quindi abbiamo iniziato a fare dei colloqui con agenti, quando si poteva girare, mi ricordo di aver visitato diversi agenti di Omso in Estremo Oriente per vedere se si trovava la possibilità di collaborare con loro, perché non era automatico che gli agenti accettassero. E poi abbiamo iniziato a lavorare insieme su fiere in paesi dove volevamo entrare. Ad esempio, mi ricordo, abbiamo fatto per un paio di volte la fiera di iraniana, anche lì abbiamo trovato un agente che ci rappresentava oggigiorno, anche se ci rappresenta entrambi, e abbiamo fatto le fiere insieme in Arabia Saudita, negli Emirati Arabi, in Messico, ricordo, non tanto per un discorso di condivisione dei costi, perché abbiamo fatto per condividere, per risparmiare qualche milione di euro, ma quanto per stimolare anche in alcuni casi gli agenti affinché si muovessero non solo per l'uno ma anche per l'altro. Devo dire che alcuni lo hanno recepito di più, altri l'hanno recepito di meno, alcuni ci hanno provato, alcuni hanno avuto successo, altri hanno avuto meno successo, quindi lì non c'è da entrare nel merito di essere più bravo l'uno come agente piuttosto che un altro, cioè gli agenti di Homs o di Mossad più bravi rispetto agli altri. Devo dire che la rete, come è stata costituita, ha generato vendite
non pensabili prima, vorrei dire. Quindi il risultato, se lo guardiamo dal punto di vista neutrale, ha sicuramente dato un buon frutto. Poi potrebbe essere di più, potrebbe andare bene anche così, questo qua sta a noi a valutarlo all'interno delle nostre realtà, però devo dire che come esercizio che inizialmente era veramente teorico, si è risultato essere un qualcosa che effettivamente aveva un senso. Di concreto, certo. Sì. Ecco, questo ha richiesto anche, perché prima parlavi appunto di aree anche di sovrapposizione, che alla fine, dopo una valutazione iniziale, si è poi, diciamo, si sono rivelate meno vaste di quello che magari si poteva pensare, situazione appunto che vi ha permesso poi di proseguire. Ecco, questo ha influito anche, diciamo, sulle scelte di sviluppo, comunque di gestione dell'azienda, proprio per focalizzare anche investimenti in maniera complementare, quindi ha avuto anche un riflesso diretto sulla modalità di conduzione sostanzialmente della gestione dell'azienda? No, questo no. No, le aree di sovrapposizione che sono rimaste e ci sono tuttora vengono gestite in maniera normale, come succede tra concorrenti che si vogliono accaparrare il progetto. Abbiamo provato, tentato di vedere se poteva esserci, al di là di quello che era il risultato commerciale, qualche possibile sinergia anche al di sotto, ovvero a livello tecnico, a livello degli acquisti, se si potevano trovare dei punti di incontro, perché c'erano produttori comuni. L'abbiamo visto, quello non l'abbiamo. Abbiamo visto, abbiamo trovato che non era rilevante, ovvero sicuramente si poteva fare qualcosa, ma non era, esulava un pochino da quello che era il discorso di rete. Insomma, alla fine, quando fai il contratto, devi seguire principalmente quello che hai stipulato. Quindi andava al di là, anche se l'avevamo messo tra le righe, avevamo contemplato la possibilità che ci potessero essere delle situazioni a latere della pura area commerciale. Ho capito, quindi sostanzialmente diciamo, il progetto era focalizzato esclusivamente sulla parte commerciale, inizialmente non presupponeva sconfinamento su altre aree, esatto, diciamo, del business dell'azienda. Quindi questo mi porta a dire sostanzialmente, perché questo potrebbe essere uno dei timori magari principali di chi in maniera più o meno concreta sta anche facendo delle valutazioni, che poi è anche l'esercizio principale di questo ciclo di incontri, che l'azienda non ha dovuto snaturare, diciamo, quella che era la sua operatività o il suo modo abituale di condurre il business sostanzialmente. Assolutamente, no, questo no. Le direttive, ogni azienda aveva le sue direttive, sono state mantenute. Quello che andava fatto era quello di incentivare i propri collaboratori a proseguire e perseguire quelle che erano le indicazioni dateci quando abbiamo creato il contratto. Quindi ci siamo dotati di un comitato che è formato da un paio di persone per azienda, che con una certa ciclicità doveva trovarsi per ragionare su quelle che erano le operazioni o le manovre da mettere in atto, un po' come si fa con qualsiasi azienda quando si fanno le varie riunioni di produzione piuttosto che di altro. E poi bisogna dare un imprinting dal lato verso il basso affinché tutti vadano nella stessa direzione, perché alla fine, una volta che hai fatto il contratto, hai definito come farlo, chi lo fa andare sono i tuoi collaboratori.
e lì entrano in gioco delle dinamiche che sono totalmente personali. C'è quello che dice: sì, va bene, dopo lo faccio, prima guardo il mio, poi guardo l'altro, ma perché devo perdere tempo? Cioè, è normale. Dinamiche umane, diciamo. Dinamiche umane, assolutamente. Sicuramente dilata i tempi, perché se tu ti dai un obiettivo a triennale, dipenderà forse anche sicuramente dalla realtà, però diventa un obiettivo corto, perché prima di mettere in moto tutto il meccanismo ci vuole tempo. Quindi vuol dire che almeno i primi 3 anni sono conoscitivi. Se non si sono fatte cose brutali proprio da dover litigare, bisogna reiterarlo per un altro triennio, direi. Solo dopo si può capire se la rete può camminare. Cioè, sicuramente il periodo di 3 anni è passa molto molto in fretta, no. E per una cosa così complessa sicuramente un 3 più 3 il primo anno lo perdi subito, perché l'hai appena fatto, non sai ancora quello, certo. Come muoverti, quindi. Se posso aggiungere, sì? Vicepresidente, volevo soltanto sottolineare una cosa. Noi parliamo nel gergo delle reti di impresa, che sono poi una modalità, no? Io dico sempre, importante è aprirsi, collaborare, scambiarsi informazioni tra imprenditori. La rete è una delle tantissime possibilità per fare massa critica, per crescere, per fare ciò che da solo fatico a fare, per ottimizzare i costi, quindi ridurre i costi o anche acquisire, diciamo, nuove opportunità di business. Ma la rete va vista anche proprio come un fidanzamento, diciamo, cioè un modo per conoscersi, per poi dare vita, magari interrompere la collaborazione, oppure per dare vita a qualche cosa anche di più strutturato, quindi un agnuco piuttosto che una vera e propria alleanza con scambio di pacchetti azionari, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi può essere un primo momento in cui, in maniera disciplinata e pubblicistica, perché il contratto di rete non fa nascere un nuovo soggetto giuridico principalmente, poi ci sono anche le reti soggetto giuridico, però a quel punto è quasi meglio fare un agnuco, è molto più semplice, almeno questo è il consiglio che noi diamo. Però dicevo, non fa nascere, ma è, diciamo, iscritta nel registro delle imprese e delle aziende che la sottoscrivono, e quindi c'è comunque un atto tendenzialmente dal notaio, eccetera, eccetera. Però le spese sono limitate a quello. Però dicevo, è un modo per conoscersi, e spesso anche i risultati non andrebbero misurati nel conto economico in maniera così brutale, perché c'è un valore di condivisione di informazioni che è difficile quantificare. Faccio un esempio: tra una settimana, non anticipo niente, ma siamo particolarmente contenti di aver assistito 3 imprese importanti associate che operano come fornitori nel settore dell'automotive, tutte e 3 di Reggio Emilia, in cui i gruppi, i responsabili degli uffici acquisti hanno deciso di parlarsi e di scambiarsi informazioni e di sottoscrivere un contratto di rete. Quindi nascerà questa, diciamo, faccio un po' di spoiler, nascerà questa rete di impresa manifatturiera, di imprese manifatturiere, e in questo caso parliamo di grandi imprese, quindi ancora più significativo, e lì l'obiettivo è quello di, tra global director nel settore degli acquisti, di confrontarsi, perché la vera sfida, soprattutto ad esempio nell'approvvigionamento di componenti elettrici e elettronici, che oggi stanno diventando sempre più difficili da reperire, quello di un confronto di strategie, ecco, ovviamente tra imprese non concorrenti, ma che vedono nell'elemento associativo, nell'elemento siamo tutti di Reggio Emilia associati a un'industria, un elemento di fiducia per provare a scambiarsi informazioni. Ecco, qual è il valore di queste informazioni? Un fornitore che ti sta dando delle difficoltà lo condividi con altri, in conto economico lo andiamo a misurare, come lo misuriamo? È un po' più difficile, no? Brutalmente, però
per chi fa quel mestiere è di assoluto valore. Ecco, volevo soltanto sottolineare questo aspetto che diciamo sia della temporaneità del fidanzamento, tra virgolette, lo dico perché quando è stato introdotto il contratto di rete c'era vicepresidente Bonomi, un imprenditore, rubinetterie bresciane, era vicepresidente nazionale. L'idea, ascoltando gli imprenditori, era non subito le aggregazioni, le joint venture, gli scambi, io compro te, ma una roba semplice, flessibile, che ci permetta di farci conoscere. Queste erano state le richieste e poi nel 2009, a seguito di queste richieste, Confindustria è riuscita a far approvare la legge che ha introdotto il contratto di rete, che è una novità italiana che è anche studiata in Europa. Davide, ne approfitto per farti una domanda, ecco, e che dopo giro anche un po' ad Andrea, nel senso, per quanto riguarda le criticità, parlavamo all'inizio appunto di alcune, se vogliamo, barriere, a volte anche mentali, che portano, diciamo, alcune imprese, principalmente magari imprese padronali, familiari, a voler condividere magari, anche non dico dei segreti, però quello che è un po' l'anima delle proprie aziende, per metterle a fattor comune con altre realtà. Ecco, per la tua esperienza, quali sono gli ostacoli principali che impediscono magari a imprese che avrebbero la possibilità appunto di mettere a fattor comune tante risorse e quindi di beneficiare di espansione su mercati, facoltà appunto di avvalersi di fornitori condivisi e quindi beneficiarne? Quali sono i gradoni che impediscono di approcciare questa cosa che, detta così, sembra tutto bello semplice? Poi alla fin fine cos'è che frena concretamente? Ma il tema culturale e il tema comunicativo sono due temi di estrema importanza. Non è un caso che spesso, senza nulla voler togliere, non è soltanto un fattore generazionale, spesso mi sono trovato ad avere il fondatore dell'azienda over 70 che però a fare la rete mandava avanti il figlio o la figlia, perché era un po' più facile, ecco, mettersi insieme con altre aziende che magari nel tuo paese erano conosciute o come concorrenti, e quindi si ha un po' di legittima gelosia, ritrosia ad aprire la fabbrica e la propria azienda, i propri processi produttivi, e quindi sicuramente un fattore culturale che nasce anche con l'individualismo, ma questo è positivo, no? La voglia di fare dell'imprenditore. Diciamo che le sfide che tutti, non lo diciamo noi, insomma, stanno arrivando, le sfide tecnologiche, le sfide di mercato, pensate a servire in una piccola realtà un mercato mondiale, pensate agli investimenti che magari è necessario fare, sto parlando in particolare di imprese manifatturiere, però questo può valere anche per i servizi, di fronte alla sfida che la digitalizzazione pone, perché vuol dire che a quel punto il mio mercato protetto, faccio servizi per il territorio provinciale, magari ho dei concorrenti che arrivano attraverso il digitale anche sulle imprese che ho sempre servito io. Quindi, diciamo così, tutte le sfide, tutto il mondo portano a, diciamo, quantomeno interrogarsi su che cosa sta succedendo nel proprio mercato, nel proprio business, e se può essere utile parlare con altri imprenditori, quantomeno per condividere quello che sta succedendo, per condividere la visione. Se c'è anche una simpatia, scusatemi, ma anche la simpatia umana, la stima reciproca con chi si fa rete, è fondamentale. Certo che se un imprenditore è abituato a decidere tutto da solo, sarà meno portato diciamo, se è un imprenditore che fatica a delegare, ad esempio, se è un imprenditore che fatica ad aprire la propria azienda, anche semplicemente per una visita di un gruppo di altre aziende. Ecco, tutto questo rende più difficile. Quindi gli ostacoli, dal mio punto di vista, sono soprattutto culturali e
diciamo, rompere l'isolamento, uscire dalla fabbrica, mettere insieme alcuni imprenditori e farli parlare. A me è sempre successo che quando avevo un paio di imprenditori in una stanza, di fronte a delle domande, come la vedete, automaticamente diciamo c'era una convergenza di visione, però bisognava farli uscire e creare delle occasioni di confronto. Può sembrare, ecco, il valore associativo è questo: riuscire a metterli un attimo a ragionare rispetto alla quotidianità e dire dove sta andando il mio mondo, cosa succederà tra 3, 5, 10 anni. Beh, forse è meglio se mentre vado avanti con la quotidianità costruisco insieme con qualcheduno che stimo, che sta a qualche chilometro di distanza, ma magari sta anche a Modena o a Bologna, sta, no? Quindi non è che diciamo, certo. Però è chiaro che l'elemento conoscitivo e della vicinanza consente anche ogni 15 giorni di vedersi, perché anche il co-decidere, il vedersi ogni tanto, però ecco, guardate che il confronto strategico che la rete ti costringe a fare con l'organo che puoi prevedere rappresentativo di coloro che sottoscrivono la rete è di fondamentale importanza, perché ti consente di scambiare, di avere un'altra voce. Però è come ammettere un altro socio e quindi, lo sapete per esperienza, non è facile, ecco, avere altri soci. Quindi ad esempio anche accettare punti di vista diversi, perché se si è in una rete magari occorre ogni tanto anche non fare solo quello che uno pensa che sia giusto, aprirsi ad un confronto. Ecco. Quindi per me quello è diciamo la difficoltà. Poi non è mica la soluzione per tutti i problemi, noi diciamo sempre non è obbligatorio, se tu fai il business, hai marginalità, stai bene nel fare quello che stai facendo, non è obbligatorio mettersi insieme, perché bisogna mettersi insieme, è abbastanza semplice. Se però c'è un problema che da solo pensi che in futuro non riuscirai a risolvere, anche semplicemente mettermi insieme con 3 per fare una formazione, perché ho bisogno ogni anno di 2 progettisti CAD e non riesco a trovarli. Lo sto dicendo una roba banale, se volete, no? Piuttosto che è nata una rete tra aziende che volevano insieme offrire servizi di welfare ai propri dipendenti. Quindi lì l'ambito di collaborazione era molto ristretto, no? Posso integrare l'offerta produttiva, quindi arrivare a fare un nuovo prodotto mettendo insieme quello che facciamo. L'ipotesi di Precisionet è tra le più, diciamo, anche complicate da mettere insieme, oppure vado in fiera insieme, oppure condivido un responsabile controllo qualità, assicurazione qualità, che non mi posso permettere assumerlo io, ma però se lo prendiamo e lo paghiamo diviso 3 e fa un po' da me, un po' da un altro, un po' da un altro ancora, ad esempio, potrebbe essere una soluzione, piuttosto che formare insieme dei profili che non riusciamo a trovare. Quindi io dico sempre, partiamo da ciò che ritieni essere uno dei tuoi problemi, vediamo se qualchedun altro che stimi lo condivide, a quel punto costruiamo il contratto, grazie appunto allo sportello reti, all'avvocato, lo mettiamo a disposizione. Se c'è bisogno di cercare un partner, ti aiutiamo nella base associativa a trovare un partner, a dire guarda che questo vorrebbe collaborare su questo progetto, sbarcare in America, fare un progetto integrato, fare degli acquisti integrati, vuoi venire ad un incontro in associazione? Noi facilitiamo questo tipo di incontro e poi le fasi anche di sblocco iniziale per far parlare gli imprenditori e poi pian pianino costruire quel programma comune che è alla base del contratto di rete. Scusate se sono lungo, ma sono sicuramente appassionato dalla collaborazione, perché penso che mettendo insieme le competenze degli imprenditori che rappresentiamo potremmo fare e possiamo fare ancora di più di quello che state facendo. Ne sono assolutamente convinto. Ecco, visto che tu, diciamo, non per essere negativi, però sicuramente un imprenditore che avvicina questo concetto, quest'idea da fuori, oltre ai benefici, giustamente mette sul piatto anche le potenziali criticità o le difficoltà eventualmente che dovrà affrontare. Quindi chiedo ad Andrea, ecco, nella maniera più trasparente
che può adottare, ecco, quali effettivamente criticità, al di là del problema magari degli agenti di cui ha parlato prima, se ve ne sono state altre che possono essere state magari, come dire, barriere legate appunto alla divulgazione di informazioni, non lo so, perché dall'interno appunto dell'azienda ci sono notoriamente sicuramente anche delle gelosie magari o delle volontà di non condividere proprio tutto esattamente, prezzi, listini, margini, adesso non lo so, sto improvvisando, ovviamente io opero nel terziario, quindi diciamo la parte produttiva la conosco meno bene. Ecco, quali sono stati gli ostacoli principali? Devo dire che siamo stati molto, molto aperti, quindi visto che abbiamo definito un campo di azione, quindi abbiamo detto la rete è fatto salvo quelle aree dove siamo sovrapposti, lavoreremo e ci siamo dati una lista di, in questo caso, di mercati tecnologici o di macchine per fare una determinata operazione. Quindi le ho detto, lì ci vai tu, lì ci vado io, con queste tipologie di macchine. E ce le siamo spiegate, quindi abbiamo aperto le porte gli uni agli altri, abbiamo fatto visite, i nostri sono andati a più riprese in nostro durante giornate lavorative, quindi hanno visto tra virgolette, il nemico camminare nella loro trincea e viceversa. Ci siamo scambiati i prezzi delle macchine, anche perché se ci arrivava o arrivava loro una determinata richiesta per quella tipologia di prodotto, adesso la possibilità, avremmo avuto noi la possibilità di più o meno comunicare un valore di riferimento. Devo dire, siamo stati veramente aperti al massimo e le visite sono state visite anche non solo per vedere macchine finite o le vetture carterate, ma durante le fasi di montaggio e vedere macchine anche che in quel momento potevano essere anche macchine dove l'uno aveva soffiato l'ordine all'altro. Però vuol dire, non ci scordiamo di dosso un pochino di questi retaggi, di queste gelosie, non avremo avanti, cioè, ognuno fa le sue cose bene, però bisogna avere anche l'onestà, non solo intellettuale, di dire guarda, quelle cose lì la fa meglio di me, quindi cerchiamo nel limite del possibile, no? Cioè, non è che sto parlando di nessuno copia nessuno, però le idee, se uno è venuto un'idea, perché non la posso sfruttare io, magari la sfrutto in un altro modo, però la rete, cioè il collaborare insieme, come diceva Davide, la rete è un contratto che ufficializza un fidanzamento, però si può anche essere fidanzati senza fare un contratto prematrimoniale, assolutamente, e poi si può continuare. Se domani la rete finisse, questo non vuol dire che OMS e MOS non continuano in questa sorta di collaborazione amichevole che hanno instaurato, assolutamente no, non è che perché se lo dice il contratto lo facciamo. Lo dico per me, ma penso di interpretare anche il pensiero di Alfredo Campioli, perché una volta che si fa una cosa è così, insomma, lì non l'avresti fatta neanche prima. Certo. Visto che non ce l'ha ordinato il dottore di andare dal notaio a fare la rete, assolutamente. Quindi devo dire, massima, bisogna essere trasparenti, bisogna essere onesti con se stessi, con gli altri, che non devono nascondere nulla, altrimenti dopo si fa quello, quello sicuramente, anche perché la mancanza, diciamo, di trasparenza e di apertura, la condivisione sicuramente non è un buon inizio, come se uno vuole sviluppare qualcosa insieme, non c'è ombra di dubbio. Ecco, quindi anche non ci sono stati, diciamo, dei costi legati a questa operazione, inattesi o investimenti che vi sono stati necessari portare avanti, complessità anche a livello di dialogo magari tecnologico, IT, nel vostro caso chiaramente si parla solo del commerciale, ma magari non so se ci sono state delle criticità operative da questo punto di vista.
No, i costi, a parte il costo della rete per sé, il costo del notaio, gli unici costi che abbiamo sostenuto comuni sono stati quelli della realizzazione di un sito web che andava poi ad agganciarsi ai siti di entrambi. Idea, giusto, è la Ed è un acronimo di Italian Decorating Equipment Alliance. Fare un po' di brochure, qualche gadgettino per le prime fiere, ma niente di che, niente di eclatante, assolutamente. Poi sì, abbiamo partecipato a qualche fiera insieme, quindi alcune abbiamo partecipato anche lì. Come diceva Davide, non essendo un soggetto giuridico, in alcune occasioni è stato complicato partecipare come idea, perché quindi, devi ragionare su partecipo io, poi ci mettiamo i due nomi, allora c'è il discorso, però sul catalogo chi ci va, ci va uno, ci va l'altro, o si fa un po' per uno, cioè appunto lì, un Sì. anno ci va uno, un anno ci va l'altro, e così insomma. Però in diverse fiere Precisionet ha partecipato con lo stand Precisionet, rinunciando completamente alla identità dei singoli. Lì era diverso perché sono dei fornitori di lavorazioni, quindi magari il nome conta meno, anche perché e contava di più il fatto del valorizzare la capacità italiana delle lavorazioni meccaniche di precisione, che è molto apprezzato, soprattutto sul mercato tedesco e nord europeo. E quindi anche nei cataloghi delle fiere trovavo Precisionet. Net, ecco, non rettifiche Corghi. Poi è chiaro che la fattura dell'ente fiera deve essere indirizzata ad un soggetto che fa da capofila e che poi spacchetta i costi sulle altre. Lo so, un po' di diciamo non rigidità, ma che poi si paga dal fatto che non hai un bilancio, non hai tenuta di contabilità, non hai dei costi, non hai tutta una serie di cose. E un vantaggio invece è la codatorialità, cioè la possibilità introdotta da pochissimo di poter comunque condividere anche delle risorse umane, ecco. Ma non voglio entrare, diciamo, in questo tipo di cose tecniche, giuridiche o altro. È anche uno stimolo per migliorare, ecco, nella rete Precisionet lo vedrete, il mettersi insieme con aziende che hanno delle best practice, ciascuno condivide la sua best practice, la sua passione, se la mette insieme diventa un grande acceleratore di miglioramento, insomma, un grande master di formazione, diciamo, imprenditoriale, perché se ti trovi attorno a un tavolo e ti scambi questa esperienza, può imparare da questi altri tuoi colleghi che poi nel tempo diventano amici, no? Possono dire. Quindi per me l'elemento di fiducia e di apertura e di trasparenza, come diceva Andrea, è l'elemento centrale. Poi magari non nasce, diciamo, non nasce niente, però questo è l'elemento assolutamente indispensabile. Poi si può definire in maniera trasparente e dire: io questo non lo voglio condividere perché è il mio core business per il momento, facciamo un passo per volta. E il contratto può disciplinare anche, diciamo, la tutela di tutta una serie di know-how specifici della propria azienda, perché magari l'apertura viene anche pian pianino, no? La fiducia si costruisce pian pianino nel tempo, come diceva giustamente Andrea. Certo, un mattoncino alla volta. Ecco, tu parlavi di bilancio, quindi la parola mi porta a fare una domanda. Adesso ormai siamo verso la conclusione, quindi faccio un'ultima domanda, anzi due domande veloci, magari collegate, e poi lasciamo magari spazio a chi vorrà fare qualche domanda di approfondimento. Classiche imboscate finali per Andrea, no, a parte le battute. La domanda è questa: il bilancio di questa operazione, al di là appunto del fatto che verrà rinnovato, non verrà rinnovato, ecco, bilancio complessivo e anche eventualmente se c'è l'apertura a valutare qualcosa di più, altre sinergie o altre forme alternative o un allargamento. Andrea, qual è il bilancio, diciamo, di questa operazione complessivamente? Insomma,
declinato dal punto di vista di idea, quindi della rete, non della singola azienda. Certo. Che si entrerebbe proprio nel discorso soggettivo. Declinandolo come idea, devo dire che alla fine ha avuto ragione di esistere, perché ha portato business. Sono state realizzate degli impianti che, come dicevo prima, probabilmente, non sono sicuro, però probabilmente non sarebbero stati venduti, perché non sarebbe stato conosciuto il veicolo, cioè la gente o il canale commerciale che ti ha permesso poi di arrivare a quella vendita. Quindi questi erano i presupposti che hanno portato alla realizzazione di questo progetto. Per cercare di aumentare il ventaglio delle possibili intercettazioni di progetti affinché non ne scappassero meno attraverso le maglie delle proprie reti commerciali. E venendo alla seconda domanda, tutto è possibile, nel senso che intanto il contratto vuol dire già giuridicamente, oppure dal punto di vista del contratto, è aperto ad altre realtà. Quindi, se avessimo voluto, avremmo potuto allargarlo ad altri. Non l'abbiamo fatto, primo perché non abbiamo mai sentito la necessità, secondo nessuno mai ce l'ha chiesto, e quindi è rimasto così. E sono situazioni o esperienze che non vale la pena provare, ecco, ripeto, magari non necessariamente deve essere così declinato in maniera così precisa come contratto di rete. È chiaro che quello ti obbliga perlomeno a fare le cose in una certa maniera, cioè non dire lo facciamo tra una settimana e poi lo stai a vedere tra 2 mesi, no, se lo fai lo devi fare, sei obbligato a farlo, poi alla fine tirare le somme. Ok, bene. Niente, adesso apriamo eventualmente ai partecipanti se qualcuno ha qualche domanda, qualche curiosità da esporre. Francesco, ho visto che c'è Francesco Corsi. Sì, c'è anche Francesco. Ecco, Alberto ha alzato la manina digitale. Io saluto Francesco, non l'ho detto prima, ma è stato uno dei primi a fare rete nel campo dei servizi, quindi lo saluto con piacere. Curcio con la rete che hanno fatto nel campo dei servizi, insomma. Quindi sì, ci sono tante esperienze. Io avevo pronto anche alcune slide, ma insomma il tempo, diciamo, forse è meglio un dialogo così, però ci sono state diverse realtà nostre che appunto hanno fatto rete, poi magari non tutte le abbiamo conosciute perché magari non tutte sono transitate attraverso lo sportello reti di imprese, quindi magari ci è capitato di trovare un'azienda associata in una rete senza saperlo, ma va bene così, importante è che si collabori. Scusate. Alberto, avevi una domanda da fare? Se posso, sì. Allora, innanzitutto volevo ringraziare perché avete toccato tutti dei temi molto interessanti, cioè che mi interessano particolarmente, quelli riguardanti l'aspetto culturale all'interno dell'azienda, dell'alleanza strategica con, in questo caso ancora più interessante perché come ci ha detto Andrea Fantozzi, con un concorrente, quindi più volte citato come veramente la trincea del nemico e ovviamente in senso imprenditoriale. La cosa che mi è piaciuto molto sentire è stata quella del fatto che nell'imprenditore poi è nata una cultura che fa dire che a prescindere dal termine o meno del contratto si può proseguire con un'alleanza che ha aperto le porte dell'azienda a cercare un nuovo modo di fare business che non è solo per forza in competizione col competitor, magari in alleanza col competitor. Quello che chiedevo era se
quelle difficoltà iniziali che avete dovuto affrontare con gli agenti, con la struttura interna, perché io mi immagino nell'imprenditore un po' più di capacità prospettica e quindi di capire che quello che è il nemico può diventare anche uno strategico alleato. Volevo capire se anche la struttura, magari non inizialmente, ma poi con l'esperienza, è stata in grado di assorbire questa vision che penso sia fondamentale in mercati sempre più competitivi, sempre più evoluti, anche semplicemente sempre più complessi, per cui è impossibile presidiare tutto, presidiarlo bene, e se tutta la struttura, a mio parere, inizia a capirne l'importanza di una visione un po' più cooperante e non solo di competizione, consente di aprire scenari e mercati ben più ampi. Sì, devo dire che no, sottovesti percepita. L'area commerciale delle due aziende non, interne non sono grandissime in senso numerico, perché entrambi abbiamo due o tre figure interne, di conseguenza una volta che le 4-5 persone insomma erano allineate, sincronizzate, ecco, tutto poteva muoversi in un certo, contesto. Ma la cosa che devo dire, proprio per fare un esempio molto molto banale, che fa capire quello che è stato anche il piccolo scatto che c'è stato, cioè, se fino a qualche giorno, settimana prima, all'uno arrivava una richiesta per un qualcosa che non era in grado di fare, perché non aveva la macchina adeguata, se ne guardava bene da dire guarda vai dall'altro, non rispondeva neppure, oppure diceva no, non sono in grado, punto. E invece dopo si è iniziato a dire no, io non lo faccio, però puoi andare, puoi contattare il signore tal dei tali, che loro hanno la macchina, sono bravi, sono più bravi del mondo a farla, quindi un pochino si infioriva un attimino il discorso, e questo ha portato qualcosa, può aver portato a qualche ordine, ma anche può aver portato solamente a farti conoscere. Noi purtroppo il nostro mercato facciamo macchine customizzate, i progetti nasce oggi, può terminare tra 2 anni. E quindi l'importante è questo, è creare un bacino, creare numeri. Grazie mille. Prego. Visto che c'è Massimo Bolzoni, che anche lui voleva fare un intervento. Buonasera a tutti, una veloce domanda ad Andrea. Grazie perché è stato molto molto istruttivo, molto piacevole sentire dalla viva voce dell'esperienza. In parte hai già risposto, però ecco, vedete un'opzione di sposalizio o di fidanzamento più evoluto o rimane una rete di imprese e poi si vedrà. No, Grazie. rimane, prego. No, rimane una rete, non è. Siamo, come dicevo, siamo in realtà molto diverse anche numericamente, quindi direi che almeno escluderei una situazione che vada al di là della rete, almeno. Questo è quello che dico, che penso io, poi non so se dall'altra parte, ma credo di interpretare il pensiero anche di Alfredo Campioli. Bene, se non so, non vedo altre richieste di intervento, quindi direi, visto, ma bene o male siamo assolutamente nei tempi, ci eravamo proposti di organizzare questi incontri light, leggeri, proprio un po' come una chiacchierata da salotto tra imprenditori. L'idea iniziale in realtà era farla in presenza, in un luogo appunto nel tardo pomeriggio, in modo che potesse essere proprio una chiacchierata. Purtroppo siamo ancora costretti a farli in webinar, ce la facciamo andare bene, speriamo che i prossimi, non si sa mai, i miglioramenti repentini. Adesso passo la parola a questo punto a Rita Gardassi, che ci porta, diciamo, alla fine di questo incontro. Marco, grazie, hai condotto egregiamente questo seminario, è stato davvero interessante.
grazie a Andrea Fantozzi e a Davide Bezzecchi. Continuo a ricoprire il mio ruolo super istituzionale, quindi vi do le date degli appuntamenti a venire, che sono quelle del 22/4 con reti di impresa e nel settore della meccanica di precisione, quello che è stato già più volte enunciato, di Precisionet, in cui parteciperà Annalisa Corghi, e poi invece quello del 18/5, dove ci parlerà direttamente Marco Ronzoni della sua esperienza di aggregazioni in equity e di società nel settore terziario. Sperando di rivedervi tutti interessati e con degli eventi super interessanti come è stato questo, lascio la parola a Marco Pederzini, il nostro presidente, che ci saluta in modo ufficiale. Grazie ancora e buona serata. Marco, non ti sentiamo. Aspetta. Adesso? Sì. Non era previsto, ma ho seguito fino a questo momento, quindi ci tenevo anch'io a ringraziare tutti i partecipanti e in particolare poi insomma a Andrea Fantozzi per l'intervento, anche Davide, i vicepresidenti e Marco Ronzoni e anche Matteo che insomma ci ha aiutato a organizzare questo evento. Siamo partiti con questo ciclo. Quello di Marco è il secondo format, poi ne partiranno anche altri. Ricordo che il 3 di maggio ci sarà il terzo evento del ciclo di Fausto Piccinini e riguarda il bollino etico-sociale. Poi da giugno partiranno altri due format, il primo è quello sui musei d'impresa, con un primo evento a inizio giugno, un altro a inizio luglio e l'altro, il terzo, a settembre. E poi probabilmente sempre in giugno ne partirà un altro, perché cerchiamo sempre di avere due format in parallelo. Adesso dobbiamo decidere insieme ai consiglieri che stanno, ai capi team che stanno sviluppando questi progetti, quale accompagnerà i musei d'impresa su giugno e luglio. Volevo appunto ringraziare tutti e finire con una battuta, perché abbiamo parlato oggi, ho sentito molto parlare di fidanzamenti, dico, visto che adesso non si sposa più nessuno e soprattutto poi in questo periodo, ma non solo per il Covid, ma in generale una tendenza che non è così diciamo così accentuata, mi fa piacere, perché oggi la parola fidanzamento l'ho sentita ripetere almeno 3 o 4 volte, quindi insomma è di buon auspicio. Perché considerando la situazione, tutto quello che ho sentito oggi mi fa molto piacere, mi fa sperare in un futuro positivo. Ecco. Vi ringrazio e vi vogliamo vedere anche nei prossimi eventi. Buona serata a tutti. Grazie. Buona serata. Un saluto, bravissimi. Grazie. Bravi, ciao, a presto. Ciao a tutti!